È passato molto tempo dall'ultimo spacchettamento insieme. Oggi rimediamo. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Freditech. Io sono Alfredo, pilota di droni e appassionato di tecnologia a 360 gradi, come molti di voi. Oggi, come anticipato nella copertina del video, non parliamo di droni, ma parliamo di microfoni wireless. Wireless, come si dice. Come faccio sempre, quando apro qualcosa di nuovo, lo faccio insieme a voi e poi lo testo per 2 settimane. Nel video di oggi, quindi, andremo a fare l'unboxing e poi andremo a vedere anche le caratteristiche tecniche di questo kit di microfoni. Nome in codice: Fulheim 1000 Pro. Allora, partiamo dalla scatola, forma classica, ormai sono tutte molto simili. Davanti abbiamo l'anteprima di quello che andremo a scoprire fra un po'. Su questo lato invece abbiamo il nome del modello, questa è la versione Pro, infatti si chiama Fulheim 1000 Pro. In sostanza ci sono due microfoni invece che uno. Su quest'altro lato troviamo i modelli disegnati, quindi la versione con un ricevitore e un trasmettitore e la nostra versione, quindi un ricevitore e due trasmettitori, che in questo caso sono i nostri microfoni. Dietro invece troviamo scritte tutte le caratteristiche tecniche. Ora apriamo. Allora, apertura e chiusura magnetica. Vediamo cosa c'è dentro. Manuale di istruzioni. Vediamo se c'è l'italiano come lingua, inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, pagina 38. Perfetto, sembra anche scritto abbastanza bene, dopo gli daremo una letta. Continuiamo con l'unboxing, abbiamo questa sacchettina, vediamo cosa c'è dentro, probabilmente molta cavetteria, sì. E abbiamo, allora, cavo USB Type-C, Type-C. Cavo TRS, vi spiegherò dopo cos'è, USB normale, USB Type-C, e poi abbiamo un altro cavo USB Type-C, presa Lightning, quindi per iPhone, due lavalier, che sono questi microfoni classici che vengono utilizzati per le riviste, e questi qui sono i gatti morti. Dopo magari nella recensione vi spiegherò anche a cosa serve il gatto morto. Quindi tanti tanti cavi. Andiamo alla parte clou del nostro unboxing, ovvero, ecco, già l'ho graffiato, perfetto, l'ho graffiato con la fede. Andiamo a vedere questa scatola cosa contiene. Voilà! Ah, abbiamo qui in pratica il ricevitore e i nostri microfoni, che sono i nostri trasmettitori. Andiamo a prenderli, 1, 2, 3. Da quello che possiamo vedere, non so se riuscite a vederlo, c'è la ricarica magnetica, anche la chiusura, come potete vedere, è magnetica. Qui davanti c'è un tasto che indica lo stato di carica della custodia, perché la custodia, oltre che essere una custodia, è anche un power bank. E ragazzi, almeno da quello che leggo qui, wireless charger input, significa che questa scatoletta può essere ricaricata anche con caricatori wireless. Ovviamente farò dei test, quindi ottimo, quindi abbiamo anche un power bank portatile. Insomma, questi sono i microfoni, trasmettitore 1 e trasmettitore 2. Abbiamo qui dei led di stato sia per la ricarica sia per il binding, quindi per l'accoppiamento. Microfono, entrata per collegare il lavalier, se magari vogliamo agganciarci questo al pantalone e utilizzare questo come microfono, quindi non sfruttando semplicemente il microfono che troviamo qui. Ok, passiamo al ricevitore, che è questo qui. Accensione, tasto per regolare il volume del decibel, quindi il volume dei relativi microfoni. Questo EXF, che non so cosa sia. Lo schermino LCD, proviamo un attimo a accenderlo, vediamo se c'è un minimo di carica. Welcome, benvenuti. Sì, ottimo, perché in pratica accendiamo anche un microfono. Come potete vedere, il microfono risulta già accoppiato, sta già acquisendo la mia voce. Qui dopo abbiamo varie informazioni, quindi la batteria, il numero del microfono, quello è la potenza del segnale, quindi la potenza di collegamento. Qui c'è un equalizzatore che sta misurando in tempo reale la mia voce, e sotto, probabilmente se clicco sul tasto dei decibel, qualcosa succede. Diciamo che se parlo forte posso selezionare l'acquisizione minima dell'audio, invece parlo piano 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 e non voglio distorcere l'audio, metto il volume al massimo. Grande cosa. Comunque approfondiremo questo discorso nella recensione. Ok ragazzi, andiamo a vedere le prime considerazioni che possiamo fare. Sicuramente la presenza di tutti questi cavetti ci fa capire che abbiamo davanti un prodotto multitasking, cioè che lo possiamo andare ad utilizzare con parecchi dispositivi come smartphone Android, iPad, iPhone, PC, Mac, Reflex, mirrorless come quella che mi sta riprendendo adesso in questo momento. Tanta roba, insomma. Poi ovviamente
ovviamente nella recensione che farò vi porterò anche i vari test che già ho in mente. In un unboxing voi non siete qui con me, quindi che cosa posso trasmettervi di più? Quello che non potete provare, il tatto. Al tatto i materiali, non tanto la scatola. La scatola mi sembra un po' di plasticaccia, comunque plastica di basso livello, ma i microfoni invece sono diversi. La plastica è diversa, le gomme, anche dei vari tastini è diversa. Diciamo che il prodotto, diciamo quello che utilizziamo, mi pare un po' più di qualità rispetto alla scatola che lo protegge, che lo ricarica. Per il resto i microfoni non posso dirvi niente, però li andremo a testare. E i cavi sembrano di buona qualità, anche su quello andremo a fare le nostre considerazioni dopo la recensione. Cosa proverò a fare con questo kit di microfoni? Sicuramente ho intenzione di registrare qualche video dove intervisto qualcuno, anzi già ho in mente qualcosa. Poi, visto che nelle caratteristiche tecniche c'è scritto che c'è un sistema chiamato DSP, noise cancelling, quindi di cancellazione del rumore, proverò questi microfoni anche all'esterno, sia con gatto morto, che questo serve per eliminare il fruscio fastidioso che viene provocato dal vento. Inoltre c'è scritto che hanno un range di controllo di 150 metri, questo proprio ovviamente in campo aperto, all'aria aperta, e faremo anche questo test. Va bene, da quello che avete capito farò una marea di test, insomma. Amici e amiche, ci tengo a sottolineare che questo prodotto mi è stato inviato dal produttore in anteprima. Infatti, se cercate in giro su YouTube non ci sono, almeno qui in Italia, unboxing o recensioni. Questo mi fa pensare che qualcosa di buono qui sul mio canale YouTube lo sto facendo. Sicuramente senza il vostro supporto tutto questo non sarebbe possibile, quindi grazie, grazie, grazie. Anche se non l'avete visto ancora su YouTube, come avevo detto, è già acquistabile su Amazon. Vi lascio il link qui sotto in descrizione se potete andare a dare un'occhiata. Ho controllato prima di iniziare a registrare il video, c'è già uno sconto del 20%. Vi dico che questo prodotto non costa poco, anche perché oltre a tutto quello che c'è dentro è altamente tecnologico e ultra portatile. Mi pare che si aggiri il prezzo sui 250-270 euro, avendo un 20% di sconto sicuramente una cinquantina di euro già le risparmiate. Calcolate, ragazzi, che abbiamo due microfoni, non uno, e tutti senza fili. Sto provando, come potete vedere, un microfono di un altro brand che ho acquistato. Anzi, in questo modo possiamo fare anche una bella comparazione, tutti gli ultimi video che sto facendo e i prossimi video che ovviamente inizio a registrare con questi microfoni. Mi sono un po' dilungato, scusatemi, ma era per farvi capire che cosa ho intenzione di fare con questo kit di microfoni. Quindi, se oltre ai droni siete interessati anche a questo tipo di prodotto, non vi rimane che iscrivervi al canale e attivare la campanellina. In questo modo non vi perdete quando esce la recensione dedicata. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un bel commento. Detto questo, ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Freditech.